Amici del tubo, dove siamo oggi? Seguiteci, il giorno di Natale non potete non stare con noi. Chi vi mostra il marcio in questa città? City Report. Chi chiami nel momento di difficoltà? City Report. Tra edifici abbandonati, quartieri vandalizzati, noi entreremo, ci siamo già entrati. City Report. Stai attento, ma dove vai? Le storie in città non finiscono mai. City Report. City Report. Siamo all'interno di Camp Rebel, Cologno Monzese, vi portiamo a vedere un'iniziativa che avviene in questo campo a Natale, ma vi ricordiamo che il campo è aperto tutto l'anno, seguiteci e guardate cosa vi facciamo vedere. Buongiorno a tutti, benvenuti al Camp Lion Squad di Milano, Camp Rebel. Oggi siamo qui per una partita di beneficenza per raccogliere fondi per i giocattoli dei bambini in ospedale da portare a Natale. Abbiamo la mia pubblica relazione Valeria, oggi è il Grinch. Che sono il Grinch oggi? Di Natale! Vi racconterò tutti. Allora, abbiamo fatto la giocata che ha rubato il Natale. Come vedete abbiamo tutti i nostri sponsor qua. I ragazzi che sono qui a giocare hanno già raccolto delle letterine, perché insieme ai regali metteremo anche le loro letterine, così si fanno conoscere dai bambini e dai genitori. Abbiamo anche qua già dei primi giochini che ci hanno portato. E poi noi andremo a comprare tutti gli altri, li impacchetteremo e insieme a Marco li porteremo in ospedale dai bambini. Adesso vi facciamo vedere anche come abbiamo allestito il campo. Come potete vedere, questo è l'angolo delle foto delle squadre, che poi pubblicheremo tutti sui social, dove stamattina con la cornice di Natale abbiamo fatto le foto quando ero travestito da Elsa, stamattina. Non era un bello spettacolo, però c'era il Grinch che salvava. Adesso vi portiamo dentro a vedere come si sviluppa una vera partita, che non abbiamo mai visto, una vera partita di soft air, come si sviluppa. Con le due fazioni, una saranno più travestiti da Babbo Natale, periodo natalizio, l'altra più con l'abbigliamento solito e mimetica delle squadre. Perfetto, allora seguiamo Marco che ci sta indicando tutto quello che succede qui. Siamo a Cologno Monzese, Paolo Rusconi alla camera, c'è anche il nostro amico Orso. Andiamo. Eccoci qui, da qui entriamo nell'area di gioco. Abbiamo allestito come se fossimo al Polo Nord, ma più o meno ci siamo con le temperature oggi. E abbiamo il nostro vicepresidente che ci accompagna insieme al Grinch e benvenuti a Camp Rebel, giocata di Natale. Gradino per terra. Eccoci qua, abbiamo qua già alcuni ragazzi della fazione che, di Babbo Natale, che si stanno mettendo d'accordo per avanzare sul campo. Ovviamente l'abbigliamento tipicamente da soccer, vediamo oggi con campanelli. Un abbigliamento molto natalizio. Sì, sì, oggi no. È più una partita per divertirsi. Come vedete i cappellini per mimetizzarsi a Natale. Buongiorno, buon Natale e buon anno. Vedete, l'allestimento è un po' cambiato dalle ultime volte, eh? Infatti te lo stavo dicendo, ci deve essere stato un gran lavoro per cambiare tutto. Abbiamo lavorato 48 ore di fila praticamente il weekend scorso per sistemare il campo per questa giocata,
per dare anche ai ragazzi più possibilità di divertirsi. Essendo uno spazio abbandonato, qua crescono rovi a tutto andare 365 giorni all'anno, li abbiamo pulito. A nostre spese abbiamo preso una piccola ruspa per pulire, abbiamo sistemato tutto il campo per questa. E come vi dicevamo l'ultima volta, questi sono i progetti che creano le associazioni volenterose come quella di Marco per riqualificare degli spazi che altrimenti diventerebbero un problema di ordine pubblico o, quando proprio va bene, una discarica. Guardate invece qui, socializzazione, unione delle persone, sport, questo che vogliamo su tutto il territorio milanese. Stiamo sistemando con un piccolo mercato, stiamo facendo il villaggio, abbiamo i laghetti con i pesci. Avevo pensato di tenere la maschera, però ho capito dal nostro Paolo che non si sentiva. Come stava dicendo Marco prima, le cose che vengono dette non sono un caso e non è che è un qualcosa che non esiste. Guardate che scavi hanno fatto questi ragazzi a spese loro con le ruspe per sistemare questa situazione che, come vi dicevo prima, era. E forse tornerà, perché poi bisognerà vedere cosa ne verrà fuori nei prossimi anni di quest'area. Oh no, Marco, i progetti di quest'area che ho sentito io. Allora, qua ci sono vari progetti. Diciamo, vogliono, non si sa cosa bene, cosa vogliono fare, non si sa. Comunque, noi continuiamo con il nostro lavoro, a nostre spese, a dare ai ragazzi che vengono qua, le varie squadre, tutte associazioni sportive regolari, dare proprio una sensazione di gioco più ampia. Quindi, a nostre spese, abbiamo scavato delle trincee dove i ragazzi possono ambientarsi di più in uno scenario post bellico, una simulazione molto reale, devo dire. Per dare sì più realismo alle giocate. Quindi abbiamo anche bella profonda, vedo, eh. A me non ti beccano in testa. Giusto. Sono trincee, tipiche trincee, come potete vedere. Poi pian piano metteremo anche qua dei sacchi sopra di terriccio. Così i ragazzi possono anche divertirsi un po' di più, si possono nascondere e, come si può sentire, penso in lontananza, sfogare. Il gioco sta andando avanti. Il gioco va avanti. Chi vincerà, chi salverà il Natale, non lo sappiamo ancora. Stiamo proseguendo l'esplorazione di Camp Rebel, l'iniziativa di Natale che ha rubato il Natale. Guardate cosa c'è qui. Una tipica passerella che non vedrete da nessuna parte. Perché devo anche guardare se non spiraco io. Ecco qua. Come potete vedere, abbiamo un po' di acqua nel campo. Durante il primo lockdown c'era stato un tracimamento del canale che taglia. Abbiamo sfruttato la situazione per non avere tutto allagato in una palude, scavando laghetti dei canali che poi scolano di nuovo nel Naviglio. E da qui adesso procediamo nell'epicentro della battaglia del Natale. Non so se si sentono i colpi delle repliche dei ragazzi. Adesso passeremo proprio nel fulcro della battaglia. Seguiteci. No, abbiamo chiamato lo spirito del bosco. Gli lasciamo ogni tanto un'offerta sotto dove c'è la tana degli gnomi e poi protegge il bosco dai malintenzionati, quelli che vogliono mettere cemento dappertutto. E non solo quello, anche le altre persone proteggiamo il bosco. Lo sparate si crepa.
Ce n'è uno là sopra la collina. Lo sento ma non lo vedo. Sinistra, lo sento ma non lo vedo. Ecco, state vedendo come funziona un posto. Ce ne sono due di là. Che si sta scontrando contro un altro posto dall'altra parte, vedete, si stanno sparando, sono due posizioni diverse, guerra simulata, soft air. Sopra là. Aspettiamo? Passiamo, dai ragazzi, passiamo. Eccoci, un'altra bella trincea per i ragazzi. Come, non so se si possono vedere, ma sono molto mimetizzati, ci sono dei ragazzi che stanno giocando qua in zona. Lì abbiamo uno dei ragazzi che è stato colpito, che sta rientrando. Il nostro mitico che lo incrociamo sempre. E qua siamo più o meno sulla metà del campo. Adesso attraverseremo il canale che divide totalmente il campo e andremo nella zona più ampia, senza bosco. Ragazzi, che ci sono i reporter, fate vedere un po' di azioni. Ed ecco uno scenario di guerra, un contrattacco, trincea, tutti bardati, i nostri combattenti. Per la guerra simulata, siamo a Cologno Monzese, non siamo in Vietnam. Siamo in presa diretta, guardate, un'azione di acquisizione di posizione, difesa posizione. Non mi hai preso però. Una guerra simulata dove però non ci sono né feriti né morti, siamo nel comune di Cologno Monzese. Sempre in campo, Camp Rebel. Chi si ricorda le immagini della scorsa volta? Molti mi avete chiesto, ma sarà cambiato qualcosa? Lo vedrete poi quando uscirà la puntata. Vi dico solo che qua c'è la locanda dell'unicorno arrapato. Il nome non so chi l'ha trovato, abbiamo qui Marco. Marco, questo è nuovo, questo video. Questo è Grinch, l'ha trovato il nome, Grinch. A settembre abbiamo fatto un evento a tema Signore degli Anelli, che è durato dal sabato mattina alla domenica pomeriggio. Grinch, e quindi c'erano le varie zone. Grinch. Questo era un villaggio, bella, tipo il villaggio degli Hobbit, e c'era la locanda dove per entrare dovevano dire una parola magica. Dato che non potevamo usare i nomi ufficiali Signore degli Anelli, abbiamo usato la locanda dell'unicorno arrapato. Ok. Perché quando uscivano di qua erano tutti contenti col cicchettino. E la fantasia del nome di chi è? Mia. Sua. Il Grinch Valeria, che potete contattare quando chiamate Camp Rebel, vi risponde anche lei. Prosecuzione del giro. So che in questa puntata state vedendo delle cose incredibili per molti di voi, non per quelli che ci seguono sempre perché ne vedono un po' di tutte, ma vi ricordo che questo, a differenza di quello che vedete tutte le settimane, è simulato. Qua non ci sono feriti, non c'è di peggio, non c'è gente che soffre, anzi c'è un sacco di gente che si diverte e lo vedete anche dalle divise appunto di Natale, dalle varie iniziative. Siamo qui sempre con Marco Annis che ci sta descrivendo il tutto. Ecco, col suo colbacco, io sono dietro a questa protezione perché chiaramente la sicurezza viene sempre al primo posto. E dove ci porti adesso? Adesso proseguiamo il percorso che fanno anche i ragazzi, attraversando di nuovo il canale e rientrando nel bosco, per poi riuscire nell'area parcheggio dove ci ritroviamo dopo tutti con la squadra. Andiamo, lo seguiamo, sì, per dai, il terzo seguiamo. Tempo, perché da noi la cosa importante è il terzo tempo, come nel rugby, si mangia, si beve, si ride. E andiamo avanti così. Ancora vivo? No, sono morto! In tutti i sensi. No. Vedete il rientro dei vari soldati dalle varie operazioni, tutti molto allegri anche quando vengono catturati, vengono colpiti e quindi devono rientrare alla base. E tutto così, molto allegro,
un'area che vi ricordo era totalmente abbandonata, in preda a tutto quello che vedete ogni settimana, gli abbandoni, le discariche, le occupazioni, i fatti tragici. Qui invece si fa una guerra simulata, ma si ride, si sta bene, si scherza. Perché? Perché questo è lo spirito di questa struttura che vi portiamo a conoscere oggi. Andiamo. Attento, Chi fanno per primo? Bello! Bello quello che Santiago, no, non è lui, è l'altro, dov'è l'altro quello che fa gli anni? Dov'è quello che fa gli anni? Dov'è? Io! Dov'è? Paga da bere! È lui! No, è non lui! Sono io. No, è la renna, è la renna. Una renna. L'uomo renna. Io ho finito il lavoro! E ora entra! Corri o ti prendo. Ti lo sentire di sempre. Mi fido di te. Buongiorno. Un bambino. Tanto sono mascherati, non mi riconoscono. No, non siete. Andiamo dentro, dai. Che brutte facce. Mi sono messo la maschera anch'io, perché non volevo alzare la media. Allora via, dai. Fissate i vostri momenti felici. Mettiamo famosi? No, famosi no. Affamati sicuramente. Vedi. Il mimetismo. Abbiamo anche la renna, eh. E chi poi lo becca più lui, sto da renna? Passiamo tra le trincee e i campi. Voilà, è spuntato oggi il sole sul Polonio Monzese Milano. Ed ecco che stiamo rientrando nell'area fuori dal gioco. Merry Christmas, che ci ricorda che siamo a Natale, questa è la nostra puntata che vedrete a Natale, e usciamo con Paolo. Bel sorriso di quelli qui. Per noi Babbi Natale oggi è andata molto male, l'anno prossimo a voi vi daremo solo il carbone, ci avete fatto fuori. Ragazzi, a voi com'è andata? Bene, un sacco di divertimento. Bene. Un po' di freddo, però poi muovendosi ci si riscalda. Ora ritorno al tempista di sempre. Chi segue sempre il nostro campo quando viene Tullio ha già conosciuto Angelica. Tullio aveva anche provato il lancio orso. Oggi Angelica con la Tajin ha fatto una cosa stupenda, una lotteria con un'estazione di uno scatolone pieno dei suoi prodotti. Siamo qui con Angelica, che già avete conosciuto nella scorsa puntata dell'anno scorso, iniziativa nuova di quest'anno Natale che adesso ci descriverà lei. Vai pure Angelica. Grazie. Ciao. Allora, è un'iniziativa di lotteria di Tajin per un sorriso di bambino.
tagging le messo nostri prodotti che possono acquistare al costo di biglietto di 5 euro e tutto ricavato di questi prodotti della lotteria verrà donato all'Island Squad per acquistare regali per bambine che poi riporteranno dopo in ospedale. Prima di tutto ovviamente è un grazie all'Islands. Presidente? Eccoci, vice. Io ringrazio sempre la Tajin per la collaborazione che facciamo ormai da tre anni intensi e non vediamo l'ora di fare l'estrazione, così poi il 24 pomeriggio con Valeria sarò a consegnare i regali all'ospedale dei bambini. Quindi diamo l'appuntamento, il 24 chi abita nei pressi dell'ospedale, che sappiamo che siete in tanti, può vedere Marco che va a consegnare i regali, potete salutarlo, potete conoscerlo di persona. Okay. Intanto ti aspetti di mangiare. Otto ha detto che ha funzionato tutto. Sì. Salute. Salut. Guarda, guarda come sei pieno di roba dietro. Sa chi t'ha schizzato. Chiusura di puntata oggi, molto speciale qui da Camp Rebel e dopo aver visto la guerra che viene fatta in questa occasione di Natale per beneficenza, ma potete venire qui sempre, Marco, sì, perché ci siete basta sempre. Basta che contattate la pagina, vi spieghiamo com'è. Ecco, come si appunto gioca. Il riferimento allora, alla pagina. Potete cercarci su Facebook, Lion Squad Milano ASD, perché siamo un'associazione sportiva riconosciuta, potete mandarci un messaggio, trovate tutti i numeri di telefono di contatto e noi vi risponderemo in giornata. Per organizzare un incontro, se volete entrare in associazione potete scoprire tutte le attività che facciamo. Da gennaio abbiamo anche un piccolo corso di autodifesa, quindi aspettiamo solo che ci contattate e venite a trovarci. È finita la guerra, c'è il tempo del divertimento e il tempo del rancio. Adesso siamo qui per il rancio. Un saluto a tutti gli amici che ci hanno seguiti. Da Camp Rebel, Colonio Monzese è tutto. City Report, buon Natale a tutti. Sparagli, sparagli che qui sono 20.000 visualizzazioni più felici. No, felici no. No. Ferite ma non mortali. City Report.